Ciao ragazzi, ci siamo, fra poco arriva Babbo Natale e noi, anche se siamo lontani, se vi divertite poco perché vi tocca stare in casa, possiamo aspettarlo facendo degli addobbi, delle belle palle di Natale per il nostro albero della civetta, anche per il vostro di casa potete fare, per accogliere sempre Babbo Natale. Allora io ho pensato che si potrebbe fare, ora io non è che sono tanto bravo, magari voi siete più bravi di me. Io ho preso il DAS, va bene? E con il DAS ho trovato due formine per i biscotti, ho preso quelle ci si fa, che le mamme ci fanno i biscotti di casa, e poi andremo a fare queste decorazioni, queste palle per fatte a biscotti di albero di Natale e di chi sarà, l'ippopotamo questo, per l'albero della civetta. Poi chiaramente dovremmo far asciugare il DAS e lo dipingiamo come più ci piace. In più possiamo fare anche la nostra bella mano, una bella impronta di DAS sul DAS che poi attacchiamo nell'albero. Magari ci scriviamo il nome, la coloriamo come più ci piace anche quella. Che cosa serve? Serve il DAS, serve le forbici per aprire il DAS. Le formine, quelle che avete, va bene anche un bicchiere, farla tonda e poi, che ne so, ci disegnate qualcosa, le dipingete, va bene in tutti i modi. La carta forno, due fogli di carta forno e il mattarello per spianare il DAS, che metteremo all'interno della nostra carta forno. Allora, intanto ho aperto il DAS, si prende il bel pezzo. Un bel pezzo di DAS, ok? Poi si mette nel mezzo ai nostri due fogli, lo pigiamo un po' e poi si stende con il mattarello. Un pochino, gli si dà una forma, in modo che poi si va con le nostre forstettine a creare qualcosa. Vediamo come lo stesso. Ma sì, dai, vediamo se c'entra l'albero. Allora, intanto si pigia, si fa l'albero, si pigia bene bene, si stacca e è venuto un bel troiaio, ragazzi, ve lo devo dire. Intanto mi sono accorto che ho comprato il DAS, si vernicerà anche, ma questo è già colorato, forse non viene prenderlo bianco se c'è. Come potete vedere mi è venuto un troiaio. Allora si fa, si rimpasta, si rispiana e si riprova a farlo. Dai, magari ci si riesce. Voi sicuramente, io non lo so, né che sono molto capace. Però dai, che li fa? Come viene, viene poi. L'importante è che si sia fatto noi. Almeno l'albero e il civettone è addobbato con le cose che si è fatto noi, che è sempre più bello. Allora, vediamo un po' di più. Allora, ma sì, forse ora ci si fa, forse. Pigio con mattarello, almeno si spinge di più e si vede se a questo giro viene l'albero di Natale. Intanto, mentre ci sono, visto che la pasta c'è abbastanza, ci pigio anche l'ippopotamo. L'albero, l'ippopotamo. Vediamo, intanto ora stacco l'ippopotamo, tac, l'ippopotamo, dai, ci siamo, che ne dite? Va bene? Sì, l'ippopotamo, ora si prova
Stacca all'albero, si leva tutta la pasta che c'è intorno, e si lascia quella dell'albero. Allora, quest'altra si rileva. Questo sarebbe l'albero, mi fa l'idea, forse un viene lo stesso, ma insomma si prova. Allora, vediamo se riesco a staccarlo piano piano. Magari converrebbe aiutarsi con qualcosa. Allora, direi che l'esperimento albero è fallito miseramente. Forse lo dovevo fare al contrario. Vabbè, comunque proviamo al contrario, va. Si riprova al contrario. Intanto è venuto l'ippopotamo, ragazzi, già sono soddisfatto. Ora poi nell'ippopotamo ci si fa un buchino con qualche cosa, qui in cima ci si attacca uno spaghettino. E quando è seccato ci si mette lo spaghetto, lo spago ci si mette quando è seccato, il buchino ci va fatto subito, poi quando è asciugato noi ci si lega lo spago dopo averlo colorato tutto l'ippopotamo, e a quel punto la nostra pallina di Natale per l'albero della civetta è fatta. Oh, allora vediamo se si riesce a fare anche l'albero. Forse va fatto da questa parte. Allora, l'albero ora, ecco, sbagliavo parti. Eccoci qua, che abbiamo il nostro albero di Natale con la stella. Anche qui vale lo stesso discorso. Si lascia asciugare, ci si fa il buchino in cima, si lascia asciugare, poi si dipinge e guardate qua, abbiamo ben due palle per il nostro albero di Natale, dei colori che più vi piacciono. Poi riprendiamo sempre la nostra bella pasta, la rimpastiamo un attimino, magari anche di più, va bene? Si rimpasta e ci si fa anche la nostra mano. La nostra mano che poi la possiamo firmare, anzi sarebbe bello se ci scrivete il nome nella mano. Magari io ho preso poca pasta a questo giro, però basta aggiungere la pasta e si fa la nostra mano. Si lascia seccare, si dipinge, ci si fa un buchino, si lega con la cordina, si lega con la corda, bene, ora questa, vediamo, basta pigiare, uno pigia la mano. Qui nella pasta ci vuole la pasta un po' più alta. Anche qui si leva quella d'avanzo. Insomma, viene la mano a forma. Fidatevi, poi vi viene. Se ci provate meglio, sicuramente se ci provate voi vi riesce. Anche quella la colorate, la firmate. E che dire, ragazzi? Sta arrivando Babbo Natale. Ciao, a presto!